Qua con Slow Food, buongiorno. Buongiorno a voi. Dico bene? Sì, benissimo. Mai come quest'anno l'accoppiata assolutamente indissolubile e vincente, decretata dall'assessorato regionale al turismo. Quindi una manifestazione già consolidata e amata dai visitatori, Little Sicily, con la ciliegina sulla torta, mi permetto di dire, della presenza di Slow Food Sicilia, ma soprattutto condotta a Nebrodi, perché adesso anche il nostro territorio vanta la presenza di questa importante organizzazione no profit internazionale. Chi siamo qui? Questa nello... Io e lui ci conosciamo da tempo, quindi diamoci del tu, dai. Sì, infatti, qui siamo nell'azienda agricola biologica San Bataro di Tusa, leader nell'olio extravergine di oliva biologico, in tutto ciò che ruota attorno a questo prodotto, dalle olive, nocellara, quindi la materia prima, a prodotti tra virgolette inusuali come la linea di cosmetica, i saponi, i detergenti e le creme fatte a base di olio extravergine di oliva, oltre a biscotti, grissini e quant'altro. Siamo qui perché Tusa, tra l'altro, è comunità del cibo e questa è un'azienda che da anni, anche prima che esistesse Slow Food ufficialmente, ha sempre abbinato e ha sempre portato avanti la filosofia di Slow Food, che è quella di mangiare bene, sano, pulito e poco, cioè il giusto, e soprattutto insieme, perché lo spirito di Slow Food è che si contrappone a fast food, dove spesso si mangia senza nemmeno conoscere i commensali e nemmeno i prodotti. Ecco, come si fa a riconoscere il prodotto Slow Food genuino e non fasullo? E questo è un problema, no? È un problema, e sappiamo che anche aziende leader a livello nazionale e internazionale devono combattere contro i prodotti taroccati. E in questo caso Slow Food è veramente un marchio e una garanzia, perché c'è un disciplinare particolare, dei controlli severissimi che portano a riconoscere in certi casi i presidi, come ad esempio stiamo cercando di fare per il suino nero dei Nebrodi, che noi lo conosciamo da anni. Qui è deprezzato e soprattutto al nord spesso è molto costoso e spesso nemmeno si può dire che sia vero sui non ero dei Nebrodi. Ecco, per fare un esempio, è la certificazione e il crisma dell'ufficialità su alcuni prodotti. Ok, allora parliamo di Slow Food nella nostra zona, vi state ampliando mi pare, no? Sì, ci stiamo ampliando, tra l'altro siamo una delle condotte più numerose della Sicilia, anche se siamo appena nate, diciamo che l'entusiasmo iniziale c'è e anche numericamente abbiamo una bella partecipazione. E quello che sto vedendo in questi giorni, nella mia doppia veste, soprattutto quella di addetto alla comunicazione e al tesseramento della condotta, è un grande spirito di collaborazione e di intento comune tra i vari produttori. Slow Food significa naturalmente qualità, ma la qualità significa anche un prezzo più alto rispetto, ecco, direi al non Slow Food. Non è detto. Lì dove ci sono dei passaggi obbligati anche in termini di certificazioni, di analisi, di investimenti da parte di un'azienda, è normale che poi questi costi ricadano, vengano spalmati nel prodotto finale a carico dei consumatori. Ma cito, ripeto una frase che non è mia ma di Vincenzo Sambataro, che in questo caso è il titolare dell'azienda, che mi trova molto d'accordo. Spesso noi magari da consumatori tendiamo a risparmiare pochi euro acquistando un prodotto a costo più basso e non facciamo caso poi a quelli che spendiamo per curarci dai danni che fa al nostro organismo e alla nostra mente un prodotto che invece a primo acchito può sembrare più facile e più
semplice da prendere perché il prezzo è basso, però il prezzo basso nell'alimentazione spesso corrisponde anche ad una qualità bassa. In bocca al lupo. Crepi il lupo e grazie a voi.